Iaboni, domenica quanto pesava quel pallone messo sul dischetto? Ma la situazione era un po' particolare, però ne ho tirati tanti dei rigori e quindi ecco, ho pensato solo a tirarlo nella maniera più bella possibile, e sperando di far gol, e ci sono riuscito. Doppio abbraccio dopo la tua corsa verso la tribuna. Il presidente è una persona che era lì in carrozzina, come mai questo doppio gesto? Allora, con il presidente già stava da una richiesta che mi ha fatto il presidente, che lui mi ha sempre rimproverato che io andavo ad esultare sempre con i ragazzi della Davalos, e lui un giorno mi ha preso e mi ha detto: mi devi venire a abbracciare a me. Gli ho detto va bene, appena che capiterà, perché no. Poi nel momento in cui ho abbracciato il presidente mi sono trovato lì con il tifoso, è stato più forte di me abbracciarlo. Una vittoria fondamentale perché vi permette di andare a Paterno con 6 punti di vantaggio, uno scontro diretto con cui partite con i favori del pronostico, o no? Sì, partiamo con il vantaggio. Il favori non penso, perché penso che prima e seconda due squadre fortissime che si affrontano, quindi è una partita da tripla, però sappiamo benissimo che noi andiamo lì facendo la partita, però sapendo che il doppio risultato per noi è importantissimo. Loro devono vincere per forza, perché altrimenti si farà dura. È normale che noi dobbiamo usare la testa e dobbiamo giocare la partita come abbiamo fatto con tutte le altre. Le tue statistiche dicono 17 presenze, però facendo il conteggio dei minuti praticamente è come se fossero 13 partite, 13 come i gol, un gol a partita, insomma, media da attaccante che ci sta alla grande. Dispiace, perché volevo giocare di più, però ecco, è stata una stagione caratterizzata da tanti piccoli acciacchi. Il campo lo vedete tutti, a me mi sta penalizzando tantissimo a livello muscolare. Poi i ragazzi che hanno qualche anno in meno di me ne risentono di meno, però ecco, ringrazio lo staff medico con a capo il dottor Rucci e il mister, il prof, che mi sanno gestire e mi trovano la giusta dose per andare a segno la domenica. 13 gol, 6-1 dal capocannoniere, ci fai anche un pensierino alla classifica marcatori? Sinceramente voglio vincere il campionato a Vasto, è l'unica cosa che mi interessa, tanto la classifica dei capocannonieri l'ho vinta con il San Nicolò. Fa piacere segnare, però l'importante adesso è vincere il campionato a Vasto, che la città sportiva la merita tantissimo. E da qui in avanti, in tutte le partite che mancano, vi toccheranno sfide difficili, a cominciare da quella con il Paterno, poi ci sarà anche il San Salvo, e insomma sfide importanti per arrivare a quello che è il vostro obiettivo. E come vi state preparando a questi ultimi mesi importanti? Noi non facciamo programmi, noi facciamo settimana dopo settimana. Oggi partiamo con la sfida di Paterno, la prepariamo come abbiamo sempre fatto, e per quanto riguarda le sfide, sono tutte sfide importanti e tutte quante, oltre ad incontrare la Vastese, vorranno fare lo sgarbo alla Vastese, che sono tante partite che, con una serie positiva lunghissima, e quindi avranno un doppio addente avvelenato contro di noi. Tanta gente che sta venendo sempre più all'Aragona a vedere le partite, immagino che avrai visto un po' magari le foto e i video degli anni precedenti in cui non c'era questo entusiasmo. Essere protagonista di questo rinnamoramento un po' della città verso la squadra calcistica, come ti fa sentire? Da premettere che io questo stadio l'ho visto pieno quando giocavo con il Cassino. Vastese Cassino, lo stadio era pieno, era una bolgia. E dal primo giorno che io sono stato chiamato dal presidente, gliel'ho sempre ribadito, gli ho detto: presidente, io ho un obiettivo, riportare tutta quella gente, perché fare gol con tutta quella gente, il boato fa impressione. Quindi era uno degli obiettivi, e io spero che nelle ultime partite questo stadio almeno 3.000 persone le vorrei vedere.